Buongiorno, oggi sono qui a Pietramelare in compagnia di Antonello Martino, presidente dell'Associazione Sportiva dei Dilettanti Atletica Riardo. Buongiorno Antonello. Ciao, buongiorno Alessandro. Allora Antonello, io già ti ho intervistato in passato per parlare appunto dell'evento Star Riardo, il ricordo di Giuseppe Abbadello, che è uno dei tanti eventi organizzati dall'associazione che ho appena citato. Partiamo proprio dalla nascita dell'associazione. E poi passiamo allo scopo dell'associazione. Questa intervista è dedicata proprio a tutto ciò che riguarda questa importante associazione sportiva di Riardo. L'associazione sportiva di Riardo, noi nacque da un gruppo di amici e avevamo questa passione della corsa e ci dovevamo confrontare anche con gli eventi esterni da Riardo, per cui abbiamo iniziato a coltivare questa passione partecipando a innumerevoli manifestazioni già con altre squadre organizzate sul territorio, sia dell'Alto Casertano sia del Basso Molise, e a che venne l'idea nel 2008 di organizzarci come squadra, di fare un'associazione e di partecipare a tutti questi eventi di corse su strada amatoriali, che poi si sono un po' evolute nel tempo con la partecipazione alle varie maratone, cui è partito da questo, per cui eravamo un piccolo gruppetto nel 2008, poi man mano nel tempo si sono aggregati altri amici, altri conoscenti che comunque con la stessa passione prendevano dallo spunto della piccola corsetta in paese, nel giro del paese, e iniziare a fare nuovi percorsi, il percorso del podista che ci ha portato, già iniziando con queste gare da 10 km, poi le mezze maratone, le cosiddette half marathon, che comunque sia dal sud Italia, anche nel nord Italia, comunque abbiamo molto partecipato a tantissime di queste mezze maratone, che sono innumerevoli, dai vari componenti che hanno fatto tantissimo, per cui ogni anno nella primavera e nell'autunno partecipiamo a queste gare. E da questo poi siamo arrivati al culmine, alla partecipazione anche di vari maratoni che comunque sia in primavera sia nel tardo autunno ci confrontiamo con questo fenomeno delle maratone che negli ultimi anni è spopolato, diciamo. Tra queste ad esempio Roma, che già si è arrivata alla quinta edizione, giusto? Sì, ormai sono 5 anni che come tradizione partecipiamo alla maratona di Roma, che comunque è vicino casa, sì. E, diciamo, come gita domenicale va bene. E come escursione che noi facciamo a Roma, ormai 5 anni che partecipiamo, a volte con molti componenti, a volte con pochi componenti, però è molto partecipata, molto sentita come tradizione la maratona di Roma. Poi le altre che abbiamo partecipato in Italia sono la maratona di Firenze, dove abbiamo iniziato la nostra avventura nelle maratone come atleti Gagliardo, sì. Quella lì è da 5 anni fa che iniziamo con le maratone Firenze, poi abbiamo fatto Venezia, perché è un'altra volta. Insomma, varie regioni d'Italia. Sì, anche in Puglia siamo spostati. Sì, lo scorso anno abbiamo partecipato alla maratona delle cattedrali, molto caratteristica nella Puglia, che attraversa un po' tutta la Puglia, per cui è molto bella. Lo scorso anno ci siamo confrontati con i pugliesi nella classica maratona. Avete vinto pure qualche riconoscimento, premio? Diciamo, il premio più grande è l'arrivo, la medaglia, che è quella lì, è un sogno per tutti i maratoneti, a prescindere dal tempo che uno ci mette per arrivare al traguardo, comunque la medaglia, quella lì, il morso alla medaglia che bisogna dare all'arrivo, quello lì è il massimo riconoscimento fatto da noi, che comunque abbiamo intrapreso questa attività amatoriale che ci porta ogni domenica a partecipare a queste gare. Secondo te qual è il metodo giusto che consente un buon allenamento per andare ad affrontare questi eventi? Eh sì, l'evento della maratona, hai detto bene, è l'allenamento. Ci vuole molta costanza e molto tempo per l'allenamento, perché è molto lungo, bisogna sì, minimo dai 3 mesi ai 6 mesi di preparazione,
per arrivare al traguardo non stremati, ma divertendosi, quello lì che senza nostro, fatica. Vabbè, la fatica sì, la fatica c'è sempre, sì. Il nostro obiettivo è non arrivare stremati, ma arrivare sempre con col sorriso sulle labbra, come dico io, per il traguardo, perché poi non siamo atleti professionisti, ma se partecipiamo. Tra i grandi eventi, per esempio, anche, parliamo anche del passatore ultramaratona. Sì, lo scorso anno abbiamo avuto un atleta che ha partecipato all'ultramaratona più famosa in Italia, che è questa qui, che è del passatore. Comunque è una leggenda, una maratona leggendaria che ha visto la partecipazione di un nostro atleta, una delle due ultramaratona, anche un'altra ultramaratona che è citata come la 6 ore della Reggia, che è una corsa a tempo, che in 6 ore quanti più chilometri riesci ad immagazzinare, per cui si va oltre la maratona, per cui si chiama ultramaratona, un po' oltre, come il passatore, però il passatore sono 100 chilometri. E tra queste quella più recente Pescara, da ottobre, giusto? Sì, quest'anno siamo stati partecipativi sia nella Maratona di Roma, la classica nostra come associazione, e poi abbiamo fatto anche la Maratona di Pescara a ottobre, che con alcuni atleti che hanno fatto l'Half Marathon, la Pescara Half Marathon, mentre invece un atleta è riuscito a concludere la maratona, per cui è stata una buona gita dell'atleti Gariardo che ci ha portato a Pescara in Abruzzo. Una delle più importanti credo sia stata sicuramente a New York, giusto? Sì, nel 2016 mi ricordo che abbiamo fatto la gita a New York con la nostra rappresentanza, che comunque la maratona di New York è come l'obiettivo di tutti i maratoneti, cioè la maratona è sempre la più importante. La più importante, comunque appartiene a un circuito chiamato Major, di 6 maratone in tutto il mondo, organizzate in 6 città del mondo, che sono chiamate Major, dove la partecipazione va da oltre 40.000 persone in più. È complicato iscriversi oppure... No, ci stanno delle organizzazioni che si adoperano per mettere in condizioni di fare tutte le iscrizioni, la partecipazione, l'organizzazione. Sono tantissime. Logistica, sì, è tantissima, perché poi è molto partecipata, per cui saranno dai 60.000 a 70.000 persone che partecipano. Noi alla nostra maratona di New York eravamo in 75.000, per cui è abbastanza partecipata. Berlino e Barcellona anche, giusto? Sì, Berlino siamo stati nel 2017, siamo stati partecipi al maratona di Berlino, che comunque è una delle major, marathon nel mondo, che partecipa in questo circuito di 6 maratoni che sono organizzate, che si chiamano major, di cui vanno dai 40.000 partecipazioni in più. Cioè da 40.000 in poi, che poi arrivano a 60.000, 70.000, 80.000. E per il nostro obiettivo per la primavera 2020 è la partecipazione alla mezza di Barcellona, che poi avverrà anche la maratona nel tardo ottobre di Barcellona, però per noi l'obiettivo a stretto termine è a primavera con la mezza di Barcellona. Allora c'è una componente dell'associazione, la signora Antonella Palmieri, che è arrivata in prima categoria riguardo il circuito trail delle contrade, giusto? Sì, noi abbiamo quest'ottimo atleta che è Antonella Palmieri, che comunque sono anni che partecipa a questi circuito di trail delle contrade, corsa di montagna, e ha avuto il culmine nel primo di categoria nel 2017 insieme anche ad Angelo Cerchia, che comunque sono arrivati primi di rispettivi di categoria nel 2017, anche nel 2018, e partecipano sempre a queste gare molto dure, che comunque farle in montagna non è su strada. Sì, è un po' più dura rispetto alla strada, e loro sono molto, questi due atleti comunque sono ben allenati per fare questo tipo di gare, e comunque loro gli piace. Mi piace molto. Tra tutti questi eventi, che come abbiamo visto ne sono tanti, qual è quello che si ricorda in particolar modo l'associazione con particolare affetto, diciamo?
Diciamo, ce ne sono tanti, sì, sono tantissimi gli eventi, però purtroppo il master, cioè la partecipazione più bella che è stata, credo che sia, l'ho partecipata anche io in prima persona, perché è stata la maratona di New York, e comunque è l'obiettivo di tutti i maratoneti del mondo, di un po' tutti, per cui è stato un evento straordinario. Raccontarlo così in 3 minuti è molto riduttivo. Sì, sarebbero delle ore a raccontare questa bellissima esperienza che noi abbiamo fatto a New York, che vorrebbero delle ore, te racconterei minuto per minuto tutti i passaggi, tutti i metri di New York fatti, che sono stati eccezionali. Però dico anche altri eventi, cioè le maratone, le gare che noi, e sono molto belle, le partecipazioni di gruppo che noi facciamo ogni domenica, usciamo nelle varie zone di corsa che saranno nel Basso Lazio, nel Molise, nella Campania, ci spingiamo anche Napoli, per cui anche questi qui sono eventi belli, molto partecipati dal gruppo, però quelli là è un'altra entità, quella lì delle maratone. Quindi precisare adesso quali sono i progetti futuri, le mete, diciamo, da raggiungere adesso? Le mete da raggiungere è fare un gruppo più coeso e più forte. Adesso ci stanno dei nuovi atleti che si stanno adoperando ad entrare nel gruppo, a partecipare. Questo qui è il nostro obiettivo come associazione, di cercare di un'associazione più grande che prende anche atleti sia di Pietramelara sia di Vairano, comunque. Che non siano solo di Pialdo. Esatto. Sì, stanno anche adesso attualmente, che ormai i nostri atleti di Pietramelara che comunque partecipano con noi come associazione, e molti piardesi che si sono uniti quest'anno. Spero che parteciperanno a tante gare e riusciranno a portare tanti premi per loro, per una soddisfazione personale di essere maratoneti e atleti dell'atletica Riardo e per i nuoti. Allora salutiamo tutti i componenti dell'associazione, non dire fare nomi perché sono tanti, appunto. Sì, sì. Salutiamo Riardo, tutti i paesi, anche coloro che danno forza all'associazione. Certamente. Un buon proseguimento e buona serata. Va bene, grazie Alessandro, ciao, buona serata.